Secondo me il luogo più importante della fabbrica non era l'ufficio del direttore, né lo erano gli uffici tecnici, neanche quelli amministrativi e neanche i laboratori, dove il tabacco subiva varie trasformazioni sino a diventare il prodotto perfetto, ma era la mensa, perché lì avveniva un'altra trasformazione molto più importante, quella delle persone, un'autentica metamorfosi. All'inizio del 1900, giovani cigaraie, analfabete, contadine analfabete, che dopo un viaggio penoso, lungo a volte più di 10 km, a piedi scalzi, indossavano gli zoccoli soltanto in prossimità della fabbrica e dopo una mattinata di durissimo lavoro svolto nel silenzio, perché questo esigeva, imponeva la disciplina da caserma, convenivano in mensa per la pausa, dove finalmente potevano parlare, conoscersi, rapportarsi, prendere coscienza di sé e dei propri diritti. Quelle ragazze si rendevano conto che quindicinalmente riscuotevano un salario sicuro, costante nel tempo, che le sottraeva anche all'oppressione familiare, patriarcali, potevano progettare da sé il proprio avvenire. Sono arrivato all'inizio dell'80, il 17 febbraio del 1980, mi sembra di ricordare. Mi apparve come una serie di capannacci messi su molto alla buona e però mi resi subito conto che quei capannacci dovevano avere per forza una storia ben diversa, complessa, e nessuno, neanche il direttore, che era una persona di grande cultura, non soltanto tecnica, seppe darmi delle notizie più precise. Si sapeva che una parte della manifattura era stato un convento. Era una fabbrica ricavata da ambienti che erano stati tutto meno che una fabbrica. La manifattura era su più piani, era un corpo di fabbricato adeguato nel tempo a necessità diverse. C'era un andirivieni che a volte sembrava caotico, a volte era ordinato e a volte dava l'idea di una eccessiva libertà. All'alba del XX secolo la manifattura era diventata un autentico terreno di cultura per forme di protesta e di mobilitazione delle masse. Che cosa chiedevano gli operai in effetti? Due cose essenzialmente: l'adeguamento dei cottimi al crescente costo della vita e un miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie. Gli scioperi nacquero per disperazione e per presa coscienza di un comune disagio. Si dilatarono. Così il 1° maggio del 1914 quegli operai analfabete, che inizialmente erano confuse, timide, spaesate, improvvisamente si dimostrarono temerarie, sfrontate.
Molti ambienti della fabbrica erano adornati da statue in gesso che riproducevano i santi più noti e anche vi erano moltissimi quadri di ispirazione religiosa. Il volto santo è una copia bellissima. Venne acquistata, come mi disse la sigaraia, mi disse che era stata acquistata alla fine della Seconda Guerra Mondiale per ringraziare il Signore perché erimo tutte salve. La manifattura è un luogo di un racconto straordinario, fatto di fantasie, di sogni, di idee, di persone, di personaggi. Uno di questi personaggi ho avuto la fortuna di conoscerlo. In più di un'occasione ho preso io le telefonate che arrivavano per lui da Gianni Brera, da Enzo Ferrari, da Mario Soldati, i quali in prossimità del Natale telefonavano a quell'ora alle 7:30 per chiedere sigari di una certa scelta. Spaziante alleviò la pena di alcune lavorazioni del tabacco meccanizzandole. La direzione generale aveva deciso di eliminare in toto la lavorazione dei sigari. Alla fine degli anni 70 ingaggiò un braccio di ferro con la direzione generale e, forte del proprio carisma, lo vinse.
Nella fabbrica c'erano dei rumori che se chiudo gli occhi io li sento immediatamente, perché ci ho vissuto e bene, ci ho lavorato, ma ci ho soprattutto vissuto per 20 anni. Quei rumori li sento se chiudo gli occhi. Erano rumori di motori vari, ognuno dei quali aveva una funzione specifica che non saprei, forse non l'ho mai saputo quale ne fosse la funzione. Certo è che in taluni ambienti erano talmente forti da essere pressoché insopportabili, tant'è che alcuni operai dovevano usare dei tappi per le orecchie per assorbire l'invadenza del rumore. Il silenzio era imposto nelle lavorazioni, soprattutto quelle dei sigari a mano, ma anche quella delle lavorazioni dei sigari a macchina. In passato, per evitare che ci fosse chiacchiericcio e che quindi le operaie si distressero, veniva recitato il Santo Rosario. Oppure, nell'immediato dopoguerra, l'economo, su autorizzazione del direttore, aveva permesso che le sigaraie portassero in fabbrica dei dischi, che so, di Nilla Pizzi, di cantanti dell'epoca, perché lui potesse metterli e diffondere nei vari ambienti queste canzoni degli anni 50, degli anni 60. Poi tutto è scomparso. Nell'antica fabbrica del tabacco c'era un contrasto straordinario tra chi lo lavorava, il tabacco, e il tabacco stesso. I dipendenti cioè avevano necessità, desiderio di ambienti spaziosi e luminosi, era nel loro pieno diritto. Il tabacco invece necessitava molto spesso di ambienti chiusi, bui, tanto che l'ultima fase di lavorazione era un autentico letargo nelle celle di maturazione che durava addirittura 9 mesi nel buio più assoluto. L'odore principale era quello del tabacco, che è rimasto ancora per qualche anno nella zona dopo che la fabbrica è stata dismessa. Era un odore penetrante, venivi impregnato di quell'odore.
ho conosciuto la figlia di una ex sigaraia. La sigaraia era stata una maestra, si chiamava Linetta. La figlia è un architetto. Ancora oggi ha la borsa della mamma in un certo posto della casa. Lei la apre la borsa, vi tuffa il viso dentro e aspira l'odore del tabacco e mi ha detto: io aspiro l'odore del tabacco ancora perché è l'odore di mamma, è l'odore di mamma. Entrare ora in questa fabbrica che non ha uno scopo, perché è svuotata di personale, è svuotata di macchinari, è lì in attesa che gli uomini decidano per lei. E camminando all'interno della fabbrica ho avuto una certezza che non è morta. Il luogo dove era sorta la grande fortezza del Castracani e quindi quella del Guinigi, e poi l'istituzione che aveva il compito di custodire le granaglie, e poi il convento che poi era diventato un istituto di cultura, un collegio per le fanciulle bisognose. E quel luogo è un luogo antico, denso di storia. Quella che poi era diventata la fabbrica del tabacco e che ora non lo è più, ha in sé il DNA di qualche cosa in divenire di importante, come sempre, per la città, e questo è il suo destino. A pensare che qui c'era tutto, dalla falegnameria al deposito foglia, muratori, idraulici, elettricisti, era un mondo, non ci mancava niente, sartoria, avevamo le nostre vestaglie belle pulite, lavate, non si portava mai niente a casa, e insomma, si cambiava quando ci pareva. Praticamente qui c'era tutto, tutto, non mancava niente. E era un mondo, un paese. E a dire la verità, guarda, non da tutte le parti e non tutte le aziende hanno quello che avevamo noi qui. C'era l'asilo nido, che io ci ho portato 3 figlioli, niente di meno. E insomma, anche quella era una bella comodità, soltanto che delle volte le lasciavo che piangevano. E poi magari mi chiamavano per dirmi: signora, stia tranquilla che ha smesso di piangere, per dire, insomma, mi davano quella tranquillità per poter affrontare la giornata. Stavi la strada. Insomma, sono stati degli anni quelli che abbiamo lavorato qui che sono irripetibili, perché non a tutti toccano.